l'ultimo frammento dell'oceano. Ora tutto quello che dobbiamo fare è... Ehi! Ah! Oh, oh, oh! Oh! È originale! È stupendo! È un abile giocoliere di molluschi! Aaron, che cosa stai farneticando? L'idea è di introdurre un po' di divertimento nella ricerca più noiosa di sempre. La tua idea fa schifo, come tutte le tue idee, del resto. Non ha tutti i torti. Non è un po' strano che non ci sia nessun Eclipsion a fermarci questa volta? Nah. Dimostra che siamo più veloci e intelligenti di quei lumaconi. Così, bravi! Ridete, piccoli gormiani! Non avete idea di cosa vi aspetta! Sì! Abbiamo quasi completato questa missione! Ritorniamo all'Iskador. Dobbiamo portare i frammenti recuperati al santuario Solark. Oh, oh, oh! Ho un'idea, ho un'idea! È originale! È stupendo! Anche a testa in giù lui è davvero meraviglioso! Dove sono tutti? Mi gira la testa! Dovresti riposare un po'! Non preoccuparti! Non mancherai ai tuoi amici! Zaka! Zaka! Siamo arrivati. Aspettate, c'è qualcosa che non mi torna. Strano, non c'è niente che non mi torna. Sì, ma certo, dov'è Aaron? Sono qui. Hai continuato a giocare con i molluschi? No, stavo pensando a come poter distruggere gli Eclipsion. Io odio gli Eclipsion. Gli Eclipsion sono cattivi. Molto strano. Aaron è strano. Bene, impostiamo la rotta per il santuario Solark. Allora, dove sono i frammenti del cuore del titano? Nel mio guanto, come al solito. Perché? Non vorresti tirarli fuori per un momento? E perché dovrei farlo? Se ci pensate bene, i frammenti colpiscono sempre il guardiano che li custodisce. È successo a Riff ed è successo a me. Ha ragione. Non è una cattiva idea tirare fuori i frammenti per un po'. Sono al sicuro qui. Sì, tiriamoli fuori, tiriamoli fuori. Non pensi anche tu che Aaron sia un pochino... strano? Aaron è strano. Niente di meglio di un bel pisolino. Aspetta un secondo, sono stato grandioso e ora... E poi... Oh, oh. Ragazzi, ragazzi, aspettatemi! Aaron è strano, ma ha ragione. È meglio mantenere la mente lucida, così posso risparmiare le forze per il santuario. Oh, sì! Ma che sta succedendo? Ok, ora è decisamente troppo strano, persino per Aaron. Stupidi guardiani! Ora i frammenti sono miei! La magia regna sovrana! Zot, prendiamolo! No! Siamo caduti dritti nella sua trappola, come un branco di sciocchi! Dovevamo intuirlo, visto che Aaron riusciva a stare zitto per più di 5 secondi! Cambio di programma. Vi porterò da Eklos. Ma se il falso Aaron in realtà è Zarnok, dov'è quello vero? Aspetta! Non potete lasciarmi qui! Ce l'ho fatta! Non potevano mettere una scala! Almeno avete imparato qualcosa, guardiani! E adesso anche Eklos dovrà finalmente accettare che nulla può sconfiggere la magia! Se comincia a parlare di magia ancora una volta, lo butto giù dalla nave!
Dovresti prima liberarti le mani. Eron! Svelto, toglici queste cose di dosso. Ok, mi è venuta un'idea. Igor, alza le braccia. Aspetta! Oh, eccoti qua. Ops, brutta idea. Tu dici? Ora, togliti di mezzo. Penso io a Zarnok. Gormiti, potenza degli elementi. Potere dell'oceano. Combatti! Icalos, scudo dei mari! Bene, bene. Vedo che abbiamo un passeggero in più. E non ha neanche il biglietto. Possiedo i quattro frammenti di oceano. Spargerò la tua polvere ai cinque angoli di Gorm. Invocaos! Lampo dell'oceano! Icalos sta per essere sconfitto. Che cosa facciamo? Icalos, devi usare il cannone. Zarnok sta usando il potere dei quattro frammenti di oceano. Se abbandono il mio attacco per una frazione di secondo, ci farà saltare fuori dalla nave. Ragazzi, ho appena avuto la migliore idea di sempre. No, Eron, qualunque idea sia, no. Tenetevi forte! Non possiamo, amico! Yeah! Che sta succedendo? Icalos, Icor, il bastone, ora! La mia magia! I frammenti! Questa è la parte migliore della migliore idea di sempre! Eron, tu sei un guardiano cosmico! Non puoi toccare i frammenti dell'oceano! Chi ha parlato di toccare i frammenti? Non posso guardare! Sì! È stupendo! Si destreggia con il frammento e rende perfino ridicolo Zarnocolo. Zarnok è proprio dietro di me, vero? Ridammi i frammenti, buffone! Scusami, ma ho un'altra idea. Icor! Prendi! Finalmente questa idea mi piace. Sa, anche a me. Vi polverizzerò tutti quanti. Raggio caotico! E ora saluta i cinque angoli di Gorm da parte mia, Zarnok! No! La magia regna sopra! Quel prestigiatore da due soldi non farà spettacoli di magia per un bel po'. Con noi però il suo trucco è riuscito perfettamente. Già, avremmo dovuto capirlo che un Eron serio è seriamente preoccupante. Ecco un'altra idea, la prossima volta che Eron fa sul serio lo buttiamo giù dalla nave immediatamente. È davvero stupefacente, è il migliore, è assolutamente incredibile.